Cresciuto qui il signor Ciccio Nucera. Come nasce questa iniziativa? Abbiamo capito insomma che lei qua in realtà la, diciamo, la parte viva di questa, di questo spettacolo. Io sono nato qua, sono cresciuto qua fino alla maggiore età, poi sono in giro come ben sai per il mondo a fare musica e ogni anno io faccio delle feste delle tarantelle. Che ogni anno quest'anno ho deciso di farla qui al mio paese, dato che tutti i miei allievi, tutti i miei amici e tutti i miei fan mi dicono quando ci porti al tuo paese, ecco, oggi la festa della tarantella si fa a Gallicano. Ma è radicata proprio come tradizione questa qui? Sì, qui diciamo è cultura, è vita quotidiana la musica. Quindi è nella vostra tradizione quindi proprio il suonare la tarantella. E ci sono giovani qui attivi in questo senso? Sì, ci sono. Più tardi poi vedrai gente che balla, che canta, che suona. Va bene, quindi ringraziamo il signor Ciccio Nucera e complimenti ancora per l'iniziativa. Una buona giornata.
Marina va a cantare. Senti, ma gli strumenti non sono là. Allora dottore, cosa ne pensa di questa manifestazione? È una cosa bellissima, grazie di avermi invitato. Prego. Sono contento. Presentatrice. Allora le faccio notare con piacere che non è soltanto bella la manifestazione quanto anche il mangiare, la degustazione dei cibi locali. Buonissimo. Quindi tutto ottimo. Tutto squisito. Tutto squisito. Manca solo un posto. Manca solo un posto. Vabbè, ci atterniamo. Scusi, mi può fare l'intervista? Sì, certo. Magnifico, bellissimo. Bello. Si mangia bene, penso, spero. Sì. L'operatore è bravo, lo vedo. Ah, no. No. Al contrario. Hey!
Ma Fiorello, ma apri una grande limone. Là, ma dopo forse, però là per io. Quella è la piazza. Signora, questa è la chiesa? Di San Giovanni Battista, il nostro patrono, che non si festeggia il 24 giugno, la nascita, ma si festeggia la morte, il martirio, il 29 agosto. Non si festeggia più il 24 giugno perché noi eravamo, il Gallicianò è un paese agropastorale, quindi la popolazione era composta di pastori, contadini, e il 24 giugno combaciava con i lavori più pesanti dei campi, quindi di conseguenza era molto impegnativo come periodo. E allora si è deciso di spostarle, non tutti sono d'accordo su questo, molti dicono che anticamente dicevano che era spostata per questo motivo, alcuni dicono che non è questo il motivo. La piazza che è piazza Alimos, perché noi abbiamo fatto il gemellaggio con i paesini della Grecia, ma non solo, tanti comuni dell'area come Bova hanno fatto questo gemellaggio, però il vero nome della piazza è la piazza del Corvo. Perché? Del Corvo? Sì. Il Rocco del di Corvo Corapu si chiama quella piazza, perché quella pietra che vuoi vedere, il Rocca in greco, sì. Era la pietra dove si sedeva l'esattone. Quella lì dove sono le ragazze? Dice dove sì, ci sono le ragazze? Sì. Ecco perché la pietra del Corvo, capite? Sì, che sì, era proprio sì. Una cosa. Qua invece nel profilo della chiesa, questa parte è veramente importante per noi. Qua due volte l'anno noi abbiamo un braciere grandissimo fatto di acciaio che occupa tutto lo spazio. Infatti c'è sono legati a questa tradizione. No, li usiamo anche per il presepe, perché il presepe cerchiamo di farlo con tutte le cose che noi abbiamo. Tutti questi legni, compresi tipo la paglia, tutte le cose che noi abbiamo, alcune cose, le ceste, ecco, la legna pure. No, è importante perché qua, questo braciere si fa tuttora, anche se non si rispetta esattamente come era anticamente. Comunque, allora, anticamente, praticamente, che facevano i ragazzi? La chiesa è dedicata, come dicevo prima, a San Giovanni Battista, quello è San Giovanni piccolino, che durante la festa che viene, che ci e viene portato in processione per le chiese del paese, per tradizione, appena esce dalla chiesa, appena torna, davanti alla chiesa viene portato. Come si chiama però? Come si chiama la pietra che mola Cortelli? Li fate voi? Sì, ogni tanto faccio voi. Voi abitate qua? Vedi, anche loro? Questa è la, no, questa non è una cosa, è quella. Non capite? Siete del posto allora? Sì. Ve lo raccontate un attimo? Come ve lo raccontate? Dite qualcosa? Dite qualcosa? Dite qualcosa? Sì. Di solito si mette il coltello lì sopra, giù. Uno si mette qua con il coltello e l'altro gira la pietra. Gira. Può fare pure una sola, no? Sì. Si può fare come. Quindi questo è il museo? Questo è il museo. Nasce dalla raccolta di tutti gli oggetti che. E poi vabbè, sono aggiunte altre cose, ma vi dico proprio come è nato. Dall'idea di chi faceva parte dell'associazione, di chi faceva parte del paese. Sono praticamente ognuno dei paesani ha dato quello che aveva per la creazione di questo museo, poi chi lo cura man mano hanno aggiunto sempre altre cose. Prego, accomodatevi. Allora, siamo ancora qui in questo antico borgo di Gallicianò e girovagando abbiamo incontrato la signora Mimma.
Signora, ci racconta un pochino la storia di questo antico borgo, cioè come è nato, che tipo di etnie si sono formate? Allora, praticamente Callicionò è il mio paese dove sono nata, il paese dove ho vissuto la maggior parte della mia vita. Come nasce Callicionò? Callicionò fa parte di uno dei paesi dell'area grecanica, che fa come comune con Dofuri. Anticamente anche Callicionò era comune, perché gli abitanti e la popolazione era molto più numerosa di quella che è oggi. Nasce, chi dice, molto prima. Allora, ultimamente sono stati fatti degli studi da una biologa dove dice: noi ci riteniamo discendenti dei Greci, siamo orgogliosi di questo. Infatti a Callicionò si parla ancora una lingua antica, che è il greco di Calabria, noi lo chiamiamo grecanico. Ci sono state in Calabria varie dominazioni, tra queste quelle delle colonie grece. Quando le colonie grece hanno dominato nel V secolo avanti Cristo tutta la parte costiera della Calabria, praticamente chi non voleva essere dominata da greci si ritrovava a salire in montagna proprio per difendersi da tutto questo. Callicionò si è difeso talmente bene che ha mantenuto la lingua, è rimasto isolato talmente bene, non avendo contatti con rapporti con le persone al di fuori, che ancora fino agli anni 80 si parlava quasi correttamente, l'80% della popolazione parlava correttamente il greco, nel senso, non correttamente, scusate, ho detto un termine sbagliato, la prima lingua che Callicionò era il greco, non era il dialetto, la seconda lingua era il dialetto, ma la prima lingua era il greco. Io e i miei nonni, tra di loro, non l'ho mai sentito parlare in dialetto. I miei suoceri non hanno mai parlato in dialetto. Quindi quando lei parla di greco, si parla proprio di greco? Parliamo no. Il greco non è il greco moderno, quello della Grecia. Vi sbagliate se pensate questo. Il nostro è un greco dialettale. Il greco viene chiamato proprio greco calabro. No, c'è questa confusione, perché ci sono stati... Sì, ok, però se noi parliamo di greco, questa è una lingua, è una traduzione praticamente del dialetto, ma non è sicuramente il greco che si parla. Quando vengono i greci qua da noi, noi li consideriamo fratelli, ci sentiamo molto simili a loro, e nei paesi effettivamente quelli che stanno non al centro come Atene, nelle grandi città, nei paesini della Grecia, molte delle parole... combaciano con noi. Faccio un esempio pratico. Sì. Noi per dire pane diciamo spomi in greco, no? Loro dicono zomi. Però se voi pensate che nei nostri posti il greco ha delle differenze fonetiche, tipo tra Bova, Roguri e Callicionò, Condofuri, quando parlo di Callicionò è inteso come comune di Condofuri, anche tra di noi, tra i nostri paesi, ci sono delle differenze fonetiche. Anche a Bova viene usata la doppia Z, anche a Bova viene detto Somi. Le somiglianze ci sono sicuramente, certamente l'invasione è stata di natura greca, è stata greca. E poi che altro? Attualmente, come si svolge la vita in questo piccolo borgo? Nel borgo sono rimasti pochissimi abitanti, perché chi si sposa come me e come altri come me, essendo che qua l'unica scuola che c'era era la scuola elementare, il museo, prima di essere il museo, sotto era l'asilo e sopra era la scuola elementare. Io facevo parte di un nucleo dove venivano svolte tre classi. C'erano due stanze, prima e seconda e terza, sì, prima e seconda e terza in una classe, e quarta e quinta in un'altra. Però per fare le medie dovevi scendere a Condofuri. Scendere a Condofuri non è la strada che avete visto oggi. La nostra strada era molto simile ad una mulattiera, leggermente più grande, che era difficilissimo poter viaggiare tutto l'anno con la pioggia, con la neve. Quindi per poter studiare, chi voleva studiare, l'unico modo che c'era era andare in collegio. Per esempio io sono andata in collegio. Quindi praticamente occorreva spostarsi tutto il periodo invernale, ci si spostava. Sì, ci si spostava a Reggio, spostarsi a Reggio per me era come stare a Roma allora, non era come oggi. Perché proprio perché c'era queste difficoltà di comunicazione con i mezzi, non c'erano gli auto, che oggi invece ti sposti con l'auto, ti sposti facilmente con i treni, ti sposti facilmente con la macchina. Gente, no? A Natale, a Pasqua e l'estate. Quindi praticamente qui restavano, mentre i figli andavano via per studio, restavano... studiare, erano pochi che lo facevano, perché intanto per poter studiare la regione doveva... noi avevamo
io per esempio non è che stavo in collegio, il collegio lo pagava papà, lo pagava la regione, chi non superava il reddito faceva questa richiesta alla regione e la regione poi ti manteneva gli studi, però non tutti la facevano e non è che veniva accettata pure a tutti, quindi proprio chi desiderava studiare era un enorme sacrificio, chi si è diplomato allora l'ha fatto veramente con sacrificio. Io i primi tempi di scuola, della prima media, per 3 mesi sono andata a piedi a Condofuri. Partivo la mattina alle 6, arrivavo a Mangani c'era un piccolo autobus che ci portava a Condofuri, poi tornavo a Luna, ritornavo e risalivo a piede, come me, tanti di Galicia no. Poi mi è stata accettata la domanda e sono stata a Reggio. E invece attualmente sì. Chi vive in questo borgo? Non arrivano a 40. E le persone che vivono qua sono quelle che hanno sempre vissuto, sono un gruppo di anziani che vivono qua. Quindi gioventù non se ne trova? Gioventù se ne trova, però se ne trova la domenica, se ne trova durante il periodo estivo, se ne trova durante le feste, perché siamo sempre qua. E la domenica tutti quelli che abitiamo a Condofuri, Galicia no, si è diviso dopo il terremoto, dopo l'alluvione, una parte è andata ad abitare a Reggio, una parte è andata ad abitare a Bova, una parte a Condofuri, una piccolissima parte. E queste calamità quindi vi hanno segnato? Certo che ci hanno segnato, perché il paese nuovo è stato creato per questo motivo, perché siamo stati anche trasferiti a Gaeta. Molti allora sono tornati, molti hanno deciso di rimanere. Molti sono ritornati al paese, alcuni di loro sono andati ad abitare nel paese nuovo che è Galicia Nuova, quello che avete incontrato prima, che ora ci abitano solamente tra due famiglie. Cioè in tutto il paese abitano solo due famiglie? Quello là nuovo, qui ne abitano qualcuna di più, però sempre di anziani. Giovani, te l'ho detto prima, torniamo la domenica, torniamo durante l'estate e torniamo durante il periodo. Quindi chi volesse venire l'estate a visitare questo paese offre attività? C'è sempre qualcuno, è un paese turistico, è un paese molto visitato perché è ricco di storia, è ricco di cultura, è ricco di tradizione. Quindi chi decide di venire qua trova veramente tanto da imparare, tanto, veramente tanto. Da noi ancora la lingua magari non la parlano più tutti. Ma per quanto riguarda le tradizioni, per quanto riguarda gli usi, sono stati tramandati in maniera eccellente dai nostri genitori e dai nostri nonni. Io ancora oggi mi vanto di portare avanti tutto questo. Mio figlio non sono riuscita a insegnare la lingua, però sono riuscita ad insegnare tutto quello che la lingua racchiude, tradizioni, usi e tutto il resto. Signora Mima, come è nata l'iniziativa di questa giornata? Allora, ve lo dico subito, intanto Galicia Nuova è riconosciuto da tutti e dappertutto come il paese della musica. A Galicia Nuova chi nasce sa ballare, appena nasce non te lo dico perché sarebbe ridicolo, ma si può dire che nel DNA c'è la tarantella, c'è uno strumento, l'organetto o il tamburello, ma lo strumento c'è sicuro, quasi tutti sanno suonare uno strumento e tutti sanno ballare. E mio fratello che è Ciccio Nucera ha iniziato, cioè lavora e vive di questo, nel senso fa dei corsi di ballo, dei corsi di strumenti, organetto e tamburello e fa i concerti con il gruppo che ha, quindi vive di questo. Lui tra i tanti corsi che ha, cioè, per esempio a Rogudi, qua da noi lo fa a Rogudi dove racchiude quelli di Condofuri, Reggio e Rogudi, poi ce l'ha nelle vostre zone a Catanzaro, ogni anno a fine del corso fa una festa di chiusura del corso. E allora ha pensato quest'anno di fare in modo che tutti i corsisti e chi ama la musica la festeggi oggi in questa giornata. Questa giornata è nata proprio per questo, come chiusura dei corsi e come iniziativa proprio per chi ha passione verso questo ballo e verso la tarantella e verso la musica in generale. Grazie signora Mima per la disponibilità e quindi venite a visitare Galicia Nuova. Hey, oh.
l'anfiteatro? Questo è l'anfiteatro. Ma è fatto nuovo comunque, no? Allora, Mimo più o meno è stato fatto 10 anni fa, con nel 2000, quando poi è stata inaugurata la piazza. È stato cioè è stato proprio creato, non è che c'era, è stato creato nel 2000 interamente. Adesso viene usato pure per delle manifestazioni. Proprio 15 giorni fa è stata fatta una rappresentazione teatrale di Penelope. Sì. Questa cosa. Allora, io ti ollo ton cosmo porpatise, andò levanti sto ponenti pai, pino capao e su to corise, canonato gevre a suierai. Quindi praticamente nella traduzione è sole che cammini per tutto il mondo e da levante a ponente vai, chi io amo tu lo vedi, guardalo e dimmi se ti sorride. Questo praticamente è un canto antico, praticamente una donna che parla del proprio amore che era andato via e quindi chiede al sole che continuamente quindi va da levante a ponente, dice tu che lo vedi, dimmi se sta bene, dimmi se ti sorride. Ecco. Questo canto veniva cantato dalle donne dei nostri borghi quando svolgevano i lavori nei campi, quindi in un momento di riposo. Questo viene chiamato canto alla Scafota proprio perché qui da noi si cantava in modo particolare sul Monte Scafi, che è il luogo dove veniva coltivato, diciamo, il grano. Ecco. Quando c'è vento praticamente si sente un po'... Questo è un lavoro del gruppo Kronos dell'area Gregganica, insomma un gruppo di un'associazione di artisti. Suonare? Perché? Bene. Allora sì, è una tradizione della chiesa, chi entra se vuole può suonare per devozione. Ma noi l'abbiamo fatto non sapendolo, eh? Ah bene, quindi avete fatto bene, quindi avete percepito. Non tutti, ma qualcuno suonare. Sì, anche per ricordare le antiche campane ortodosse che erano presenti in questa zona e comunque fatto bene anche. Sì? Quindi se volete. Sì, io ci tengo. Io ho fatto bene. No! Di Gallicianò è dedicato alla Madonna e si chiama proprio Madonna di Grecia. Comunque sarebbe così. E sarebbe quella. E l'icona della Madonna di Grecia è quella. Sì, è proprio quella. Quindi, sì, vedete che molti fedeli lasciano un biglietto per una preghiera per i vivi oppure per i defunti, insomma, quindi, per qualche motivo. Curiosiva questo, pure a me, sì, quando l'ho visto. Questo è un contenitore per l'acqua benedetta, perché gli ortodossi, prima di uscire dalla chiesa, hanno la tradizione di bere l'acqua, ci sono sempre dei bicchieri che bevono l'acqua e quindi magari hanno fatto prima la comunione oppure anche preso il pane benedetto. Quindi, questo è ma per me se l'ho vista, dice le scuole. Almeno non può vedere così. Prego. Sì, diciamo alcune caratteristiche delle chiese ortodosse. Vedete la parte dietro questa parete, insomma, si trova l'altare. Ecco, c'è questo altare principale, diciamo, l'altare dove avviene la consacrazione, e poi c'è anche questo altare più piccolo che è utilizzato dal sacerdote per le sue preghiere personali, ma anche per preparare i sacri doni che poi vengono portati all'altare per essere consacrati. Una caratteristica fondamentale delle chiese ortodosse è proprio questa parete qui, che vedete, di iconostasi, dove troviamo, diciamo, che separa il luogo dove c'è l'altare da dove stanno i fedeli. Guardando la porta centrale, che viene chiamata Porta Reggia o Porta Bella, a sinistra c'è l'immagine della Madonna col bambino, e accanto all'immagine della Madonna di solito è sempre, quasi sempre praticamente, posta l'icona del santo a cui è dedicata la chiesa.
A destra invece della porta Bella c'è rappresentato Gesù col Vangelo, e accanto all'icona di Gesù in questa parte della chiesa è rappresentato invece San Giovanni Battista. San Giovanni Battista spesso dagli ortodossi è raffigurato con le ali, quindi tanto vedono in San Giovanni un po' un santo, un po' un angelo anche. Invece nella parte superiore dell'iconostasi, in questo caso noi abbiamo rappresentato le feste più importanti dell'anno liturgico, la prima icona a sinistra, l'Annunciazione alla Madonna, il Natale, la presentazione di Gesù al Tempio, la terza icona, la quarta, il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, la trasfigurazione sul Monte Tabor, la resurrezione di Lazzaro, qui al centro l'ultima cena, la crocifissione, l'ingresso a Gerusalemme, la crocifissione, la risurrezione, la credibilità di San Tommaso, l'ascensione di Gesù al cielo, e poi infine l'icona che è posto qui al centro della chiesa, la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo. Ecco, e una caratteristica fondamentale delle chiese ortodosse è che l'altare è rivolto a Oriente, quindi per cui quando il sacerdote celebra è rivolto a Oriente, e anche le persone che assistono alla liturgia sono rivolte a Oriente. E questo per un fatto simbolico, perché a Oriente sorge il sole, e quindi tutti i fedeli, nel momento in cui si svolge la liturgia, e nelle chiese ortodosse avviene soltanto una volta al giorno e al mattino, praticamente tutti i fedeli e il sacerdote sono tutti rivolti a Oriente. Dicevo anche questo è un fatto simbolico, perché il sole rappresenta, diciamo, la luce della nostra fede in Gesù, quindi un fatto è stare nella parte della luce, stare nella luce, un fatto è stare nelle tenebre, naturalmente c'è una bella differenza. Ecco, e il luogo dove c'è da fare è il luogo riservato alle persone consacrate, quindi ai sacerdoti, ai diaconi, ai monaci. I fedeli comuni non possono entrare, né gli uomini né le donne. Ecco, e in modo particolare questa porta centrale è riservata solo al sacerdote, e i diaconi entrano ed escono dalle porte laterali, quindi sono chiamate appunto per questo porte diaconali. Anche questo è un fatto simbolico, perché il sacerdote, quando entra ed esce da questa parte, da questa porta, diciamo, li collega questi due luoghi, e questo ci vuole ricordare le due nature del Signore: la natura umana, rappresentata dal luogo in cui noi siamo in questo momento, e la natura divina, rappresentata, diciamo, dal luogo dove c'è l'altare. Ecco anche questo. Poi un'altra caratteristica importante delle chiese ortodosse, vedete, abbiamo tante icone, e ci sono gli affreschi dietro l'altare, questo è l'affresco che rappresenta la Madonna di Grecia, però non c'è la presenza delle statue. Questa è una tradizione artistica. Sì, la differenza della chiesa cristiana. Esatto, è una tradizione che la chiesa ortodossa mantiene. Diciamo. Sì, sì. Sì, le immagini, diciamo. Immagini, sì. Proprio sulle immagini. Ecco. Un'altra caratteristica, una caratteristica della liturgia ortodossa è per esempio rappresentata da questo fonte battesimale che vedete qui, perché il battesimo avviene per immersione, cioè i bambini vengono immersi completamente dentro l'acqua, quindi compresa la testa, il sacerdote praticamente per tre volte li immerge dentro l'acqua. Così ricevono il battesimo, subito dopo ricevono la cresima, quindi vengono unti con l'olio santo, e subito dopo si può anche dare la comunione. Il sacerdote con tutti i bambini, quindi i bambini già piccolissimi, ecco questa la tradizione, diciamo, ortodossa. Quindi avviene tutto nella stessa giornata? Quindi avviene tutto nella stessa cerimonia, praticamente, sì. La cerimonia del battesimo comincia fuori dalla porta della chiesa, poi si entra in chiesa, dopo una parte di preghiere recitate dal sacerdote, quindi poi avviene il battesimo. Ecco. Quella parte della chiesa che è il Nartece era il luogo riservato, anche adesso dovrebbe essere così,
è riservato alle persone che ancora non sono battezzate in casa, che non possono accedere in questo luogo dove siamo noi in questo momento, in questa traduzione.